Ascoltiamo le prime canzoni. Allora, abbiamo detto si affermano cantautori che già c'erano nel passato, ma non a caso la canzone che tu hai scritto parla d'amore, appunto, Guarda, d'amore ti riferisci a una no? Che canzone tu di hai Lucio scelto, no? Che tu Dalla, hai sì. scritto, magari, di Lucio Dalla, appunto, Cara, molto Cara, bella. Che che è una canzone che apre un po' il mi fu decennio. dedicata questa canzone Però, da una persona, sì. non L'ascoltava era poco. Lo sai, di continuo pensando a me. ma e Pensate. pensa un'altra cosa, questa canzone ho trovato su un forum, è una canzone in cui lui, Lucio Dalla, si racconta e parla di un amore impossibile con una persona molto più giovane. Bene, ho trovato in un forum una persona che dice: "Cara, sono io." E questa cara dice: "Avevo 13 anni all'epoca, 13, un po' piccolina, e era a Montecatini." Quindi pensa, stava in Toscana, Lucio Dalla fece un concerto a Montecatini e questa persona sostiene di essere cara, dice: "Stette con me, parlò, insomma, poi ci siamo anche risentiti." Una sera, insomma, questo rapporto impossibile tra una persona molto giovane e un cantautore già famoso, già quarantenne, quindi già fuori dal gioco, insomma. La malinconia sta tutta in questa canzone. Abbiamo visto È un un'immagine, disegno un disegno molto. molto bello Ringraziamo la tua di amica. Candia Castellani, che è una illustratrice, disegnatrice, artista fiorentina, che ha realizzato queste opere appositamente per noi, per te, insomma, per la trasmissione. Grazie Candia, sei molto brava. L'altra volta ti abbiamo vista all'opera qui in studio, oggi ci hai mandato disegni, ci fa molto piacere. Allora, ascoltiamo alcune frasi di questa struggente canzone, Cara. Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. E non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare.